Il Vangelo in casa si trasferisce ad Ascona, al Collegio Papio, e iniziamo questo anno con Don Patrizio Foletti, che è al liceo da quanto? Qui al collegio sono da 15 anni ormai. Com'è questa attività nel liceo? Bah, rimane... Io ormai sono nella scuola praticamente da sempre, eccetto la parentesi che ho fatto con il vescovo Eugenio, quindi direi che ormai è casa mia, per cui è un'attività evidentemente abbastanza diversa da quella dei miei confratelli, perché è chiaro che sono alle prese soprattutto con questioni scolastiche, ma evidentemente una presenza è importante anche qui. Direi che probabilmente tra i miei confratelli sono quello che vede più giovani regolarmente. E quando parliamo di giovani parliamo anche dell'esperienza dell'incontro che in fondo i giovani hanno occasione di fare. Un incontro che il Vangelo di oggi, Epifania del Signore, è un incontro con i Re Magi. Sì. Questi Re Magi chi sono? Erano dei saggi, dei sapienti. Io non direi che comunque oggi, in un'epoca diciamo un po' secolarizzata eccetera, direi che più che soffermarsi sugli aspetti così, questo alone un pochettino di mistero che li accompagna, credo che valga la pena andare sull'essenziale. Questo evento qui sottolinea come Gesù non sia venuto sulla terra solo per il popolo ebraico, ma per tutti, cioè che sia una speranza per tutti, e quindi credo che sia soprattutto questo l'aspetto da sottolineare di questa festa. Ecco, Epifania, tra l'altro, cosa significa? Significa manifestazione. Insieme al battesimo e alle nozze di Cana viene considerato come una manifestazione della gloria di Gesù sulla terra. E quindi, appunto, il fatto che dei sapienti, delle persone colte, compiano questo gesto di umiltà, in fin dei conti, di andare a cercare un bambino in condizioni di povertà, sottolinea questa gloria che si manifesta nella povertà, nella umiltà. E gli portano dei doni, quindi Gesù nasce in uno stato in cui deve ricevere delle cose, no? Sì. Cioè è disposto ad accogliere da questa umanità anche proprio le cose che riceve, insomma. I doni hanno un significato particolare? Nel caso concreto qui penso che sottolineino il fatto che, diciamo, delle persone agiate riconoscano in questa persona qualcuno a cui devono una devozione, di fatto un'adorazione anche, e quindi dei potenti o dei sapienti si inchinino a questo umile bambino, riconoscendo in lui qualcosa di ben più grande. Allora ci diamo appuntamento di nuovo con Don Patrizio la settimana prossima per continuare questa Epifania del Signore con il battesimo di Gesù. Quindi facciamo un salto di una trentina d'anni. Buona settimana.